Serata noiosa, nulla da vedere in TV. In questi casi, ricordate che lui vi ha lasciato un segnale. Salve a tutti cari amici e bentornati sul mio canale, benvenuti ovviamente se è la vostra prima volta. Come vi dico sempre in questi casi, sono il vostro Sentry Silver e anche oggi un nuovo episodio di Batman Arkham Knight, il nostro quarto episodio per l'esattezza. Come vedete, i miliziani dello Spaventapasseri parlano, noi dobbiamo dirigerci all'interno della torre. Ecco qua, per essere sicuri che Oracle stia bene, quindi entra nella torre dell'orologio. Non è sicuro entrare con i miliziani sul tetto della torre dell'orologio. Ok, li dobbiamo sistemare per prima cosa, quindi si comincia subito a mazzate, eh. Nessun segno di Batman. Nah, forse l'ha ucciso un blindato. Speriamo bene. Ok, colpo di testa indietro. Ma che ce ne facciamo con i proiettili? Vi ho insegnato ogni sua mossa e ancora mi fate sorprendere, patetici. Perfetto. Ce n'è uno. Sì, vieni proprio a prenderci, guarda. Tranquillo. Jim, area sicura. Vediamoci nella torre dell'orologio. Notevole. Ma i tuoi trucchi ti hanno dietro in fretta, Batman. Ok, cerca indizi nella torre dell'orologio per trovare Oracle. Adesso possiamo finalmente entrare, credo. Colin, sei di nuovo tu? Dolce Gramma! Aspetta a svenire, non ancora. Andiamo. Fai vedere quanto vali. Aspetta che torni a casa tuo padre. Sarà furibondo per tutto questo macello. Quindi abbiamo revisioni di Joker. Questo è quello che accade. Cambiato. Ah, non c'è nulla come un gran bel tuffo nel passato, eh, Batman? E ora un posto in prima fila al grande evento. Come se il vecchio Jim Gordon non ne avesse passate abbastanza. Prima un giovane piacente maniaco gli paralizza la figlia. E ora non si dà pace per il suo rapimento. Dovresti dirgli che è tutta colpa tua, Batman. Sono certo che capirebbe, voglio dire. Non è che tu abbia fatto ammazzare sua figlia. Almeno, non ancora, comunque. Ma la notte è ancora giovane. Allora, possiamo analizzare la zona. La sedia di Oracle.
Oddio, no. Non è colpa tua, Jim. Certo che sì. Crane l'ha fatto per arrivare a me. Dovevo essere qui. C'è una cosa che devo mostrarti. Non abbiamo tempo, lei non è come noi. Identità confermata. Lei è forte, Jim. Più forte di quanto pensi. Lavora per te? È tutta colpa tua. Io la troverò. È la mia famiglia! Mia figlia! È tutto quello che ho! Non avrei dovuto fidarmi di te. Mai! Me la caverò da solo. Sta alla larga dalla mia famiglia. È andata piuttosto bene, tutto sommato. Certo, io non gliel'avrei detto, ma è per questo che è così liberatorio essere me. Le cose si faranno interessanti, Batman. Ok, usa il computer. Devo scoprire cosa è successo a Barbara. Si sono coperti disattivando la videosorveglianza della torre dell'orologio. Se penetrassi la videosorveglianza municipale, poi potrei monitorare tutti gli accessi all'edificio. Allora. Non mi piace. Devo scoprire chi ha rapito Barbara e come la stanno trasportando. No, non funzionerà. Devo scoprire come hanno rapito Barbara. Concentrati. Devo scoprire chi ha rapito Barbara e come. Qui non c'è nulla che mi dica come hanno rapito Barbara o chi sia stato. Ok. Andiamo avanti, filmato. Concentrati. Devo scoprire chi ha rapito Barbara e come. No, non funzionerà. Devo scoprire come hanno rapito Barbara. Proviamo questo. Andiamo indietro. No, non è l'auto in cui hanno messo Barbara. Cavaliere di Arkham, lo vedete? Non mi piace. Devo scoprire chi ha rapito Barbara e come la stanno trasportando. Eccola. Quello è il Cavaliere di Arkham, a Barbara. Devo confermare in quale auto la tengono. Là, ecco il mezzo con cui hanno portato via Barbara. Gli pneumatici sono Amertech D60. Programmerò la Batmobile affinché rilevi il disegno del battistrada. Mi condurrà da loro. Adesso che ci penso, come sapeva Crane di dover cercare la tua assistente informatica? Quando le ho sparato non avevo idea che lavorasse per te. È stata fortuna. Vabbè, non hai niente da dirmi, Joker. Davvero? Io miravo alla sua testa. Simpaticone. Oh, se solo avessi avuto una videocamera quando ho steso Barbara col mio charm. Il vecchio Jim ha dovuto accontentarsi delle foto. Vabbè.
posso andare. Del blindato mi condurranno da Barbara. Posso usare lo scanner della Batmobile per seguirle. Allora. Là è quello. Batman, torna indietro, subito! Alfred, voglio il nome del cavaliere di Arkham. Anch'io, signorino Bruce. Presumo abbia scelto quel titolo per un motivo. Da dove suggerisce di iniziare? Arkham City. Consulta i file di ogni detenuto che è stato rilasciato dopo la morte di Hugo Strange. E Alfred? Sir? Sapevano di Barbara. Attiva i protocolli di sicurezza della Batcaverna. Non abbassare la guardia. Gli eventi delle misure. Alfred, la milizia ha schierato un dispositivo. Ha scavato a fondo nella strada. Sì, lo vedo. Dispiegano dispositivi simili in tutta la città. Indago subito. Devo esaminare il dispositivo prima d'andare. Devo controllare il dispositivo. Potrebbe essere pericoloso. È una bomba, Alfred, ed è molto corazzata. Oh, cielo! In tal caso, sir, non sarebbe prudente allontanarsi un tantino? Creerò un collegamento remoto con il Batcomputer e la colpirò con tutti i virus che ho. Concluso l'hacking, ne esporrò il nucleo e la disinnescherò con un'esplosione controllata. Bene, sir. Però l'avviso che la milizia ha già schierato un plotone di blindati a controllo remoto per fermarla. Impossibile. Sir, il caricamento del virus ha reso instabile il dispositivo. Se si allontana troppo e perde la connessione, raderà solo tutto nel raggio di 10 isolati. Hai visto? Sta cercando di disinnescare il dispositivo come previsto. Abbiamo dispiegato i droni come richiesto. Sergente, attiviamo quelle bombe sul nostro deterrente. Concordo, lo inchioderò sul posto. Vai indietro, la strada è bloccata. Ok. Per adesso regge la tua corazza. Uno in meno, signore. Mi fa sembrare degli idioti. Dobbiamo cercare di non venire colpiti per impoppare la salva di missili. Siccome sono tanti, non sto cercando di fare schivate con i post bruciatori esagerate, lasciamo sparare così. Rattler colpito! Facciamo il caricato. Queste macchine sono implacabili! Non si fermano mai, al contrario di te! Non esitano, non si trattengono e non hanno ancora paura di te, Batman! Corazza della Batmobile ne abbiamo. Della bomba è esposta. Col verricello elettrico potrei causare un'esplosione controllata.
Sai, ora non è semplice perché dobbiamo tirare sul motore. Ok. Credi che sia tutto, Cavaliere Oscuro? L'intera città è pronta a saltare in aria. Prova a disinnescare gli esplosivi e dovrai affrontare ancora più droni. Sono anni che aspetto questo momento e nessuno me lo rovinerà. Se ci vorranno, otterranno un cratere. Sir, l'avviso è stato trasmesso pubblicamente. Immagino che il Cavaliere di Arkham voglia scoraggiare interventi esterni. Così pare. Ma noi ce ne freghiamo, andiamo avanti. Allora. Alfred, la pista del Cavaliere porta a Miagani Island. Abbassa il Mercy Bridge. Posso, sir? Siamo chiusi fuori. Devono essersi collegati al sistema di controllo dei trasporti. Trovami il loro punto d'accesso. Bene. Analizzando il traffico di rete, si direbbe tutto reindirizzato verso Grand Avenue Station. Allora è lì che saranno. Ci vado a piedi e acquisisco il punto d'accesso. Ti contatterò quando potrai abbassare il ponte. Sia prudente. Miagani Island brulica di droni e truppe della milizia. Quindi dobbiamo proseguire a piedi qua. Ma noi stiamo sui tetti come un uccellaccio. Eccoli là. I mezzi. Puntiamo. Questo. Ascoltatemi, controlliamo i punti, ma Batman troverà una soluzione. State allerta, sorvegliate il cielo. Ecco Joker. Sai, Batman? È bello essere tornato. Gotham non era più la stessa senza di me. E dai, spaventapasseri, il più grande criminale della città? Ancora per poco. Questa cosa della divisione è bellissima che hanno messo, veramente. Potremmo prendere quel passaggio lì o cercare di agganciarci di là. Riusciamo a prendere questo da terra. La stazione pullula dei miliziani del Cavaliere di Arkham. Devo neutralizzarli e trovare la via d'accesso che usano per inserirsi nella rete dei trasporti. Andati. Ti guarda questa parte! Ho perso! Attenzione! Occhio aperto, lo prenderemo! Beh, non guardano quasi mai sui tetti, questa è la cosa buona. Dobbiamo aspettare che passino. Sono in tre. Non c'è niente da fare qui, sparpagliatevi. Ehi, cosa ti è successo? Ora lo faccio scendere, vediamo cosa non va. Oh, è andato di qua. Ok, individuiamo dove sono i prossimi. Come pensavamo di poter sconfiggere Batman? Resta solo una, Batman. Smettila di giochicchiare e finiscilo. Tanto ne ho altri.
Vai. I uomini del cavaliere di Arkham sono sistemati. Posso usare il loro terminale per abbassare i ponti. Ok, allora usiamo il terminale per abbassare i ponti, però penso che sia in alto. Eccoli, abbiamo visto. Non è in alto, è qua. Giustamente non aveva senso fosse in alto. Usa il computer. Questo non è il lavoro di Barbara? Oh già, mi divertivo così tanto che mi sono scordato. Non crederai mica che il vecchio Jim ti perdonerà se la salverai, vero? È uno che serba rancore. Lo so bene. Alfred, ho riattivato i comandi del ponte. Magnifico, sto riavviando Aurora alla rete. Lascia perdere, Crane. È il momento di affrontare la tua vera nemesi, Batman. Cielo, è davvero che penso io? Enigma. Contattami quando sei pronto con il ponte. Risolvi questo. Cosa c'è stata? In un orfanotrofio abbandonato. Eddie, tesoro, mi hai confuso con Robin. Io e il ragazzone non siamo così amici. Oh, io lo so! È per via di quando accadrà la sua amichetta pechina se non arrivando in tempo. Sbalordito. Non te l'aspettavi, vero? È perché non puoi competere con me, Edward Rickman, l'enigmista. Nonché il tuo dominatore intellettuale. Credevi che avrei dimenticato il nostro ultimo incontro, Batman. Mi hai umiliato. So che questa volta mi batterai. È assolutamente impossibile. Non puoi farcela, ho già vinto. Irriderò i tuoi tentativi di risolvere i miei enigmi. Mi ergerò vittorioso sul tuo cadavere insanguinato. E mentre la luce di Yoga si estinguerà nella tua stolida mente, il tuo ultimo dilemma sarà come un fauno abbattuto. Vieni all'orfanotrofio, detective, o lei morirà. Ok, vieni all'orfanotrofio. Ehi, ok, creatura della notte. Indaga sulla creatura alata che terrorizza i cieli. Stanno capitando nuovi villain a tutto andare. Come vedete abbiamo anche questo qua di Edward Nigma. Io direi di andare subito a salvare Catwoman. Oppure abbiamo questo. Ottiene un campione di sangue della creatura alata. Per la creatura pipistrello è ancora libera a Miagani Island. Le darò la caccia e preleverò un campione di sangue per capire chi o cosa sia. Allora. Dobbiamo scendere. Purtroppo il radar di... Ecco qua in strada. Vediamo. Okay, deve essere vicino. Però purtroppo non ce lo tracca mai bene. Quell'idiota di Batman spadroneggia da troppo. È ora di capovolgere la situazione. Qui ci sono nemici. Posto indicatore. Perfetto. C'è una strana creatura che sbalanzicchia. È abbastanza complicato, Il Simbad segnale va in alto. Però non riesco a capire come traccarla e come trovare ciò che dobbiamo fare, che sia lì,
Proviamo. Centrale, rispondete. Qui Falcon 4. Abbiamo trovato uno dei pubblici. Allora, questa è la sorveglianza locale. Gente, tutte queste missioni sostanzialmente sono carine da fare, però c'è un serio problema di tracking in queste missioni. Vedete, questa soltanto ce la tracca. Ora proviamo, cioè vedete che sto avendo problemi a traccare le missioni. Se ora riproviamo questa qui del... La creatura pipistrello è ancora libera a Miagani Island. Le darò la caccia e preleverò un campione di sangue per capire chi o cosa sia. In teoria è qui che dobbiamo venire, però poi non si capisce più cosa si deve fare a sto punto, no? Ecco, la vedete? La stiamo inseguendo. In cercare di arrivargli addosso. Ho sbagliato la virata. Ok, saliamo. Il tracking delle missioni non ufficiali è veramente fatto malissimo. Dobbiamo cercare di prenderla. Beh, forse da gatto potrebbe essere una buona cosa. Il cavaliere di Arkham ti odia molto. Cosa gli hai fatto, però, per attirare tanto anni? Ok, dobbiamo anticiparlo. Ecco lì. In teoria gira qua attorno. Tutto tranne che facile riuscire a prenderlo, eh. Quindi potremmo rischiare di passare tutto l'episodio cercando di prendere questa creatura alata, ma le nostre planate purtroppo hanno un tempo. Dai, che gli stiamo arrivando vicino. Analizza il campione di sangue che ti ho inviato. Senz'altro, signorino. Cerco tutte le possibili corrispondenze. Mi sfugge come abbia ottenuto questo campione, sir. Ah, eccolo. Il sangue è molto mutato, ma abbiamo un riscontro parziale. Il dottor Kirk Langstrom. Cerca a Gotham le proprietà possedute o affittate dal dottor Langstrom. Certo, ora controllo. Ah, lui e sua moglie hanno un laboratorio in un seminterrato di Chinatown. Le mando l'indirizzo. Ok, perfetto, grazie. Allora, ragazzi, dunque, punto della situazione. Stanno continuando a sciottarmi come se non ci fosse un domani. Questi maledetti blindati. Allora, la missione del dottor Langstrom. Quella creatura tormentata un tempo era il dottor Kirk Langstrom. Deve esserci un motivo per questa trasformazione. Lo troverò nel suo laboratorio. Proceda con cautela, sir. Quella creatura potrebbe nascondersi negli ambienti che conosce. Perfetto. Oppure, scusate, sbaglio continuamente tasti, è veramente abbastanza complicato. Questa del Cavaliere di Arkham è più vicina. Quindi potremmo andare avanti di qua, ma dovremmo neutralizzare praticamente tutto. Io ero nella banda del pinguino. Sapevo che eri tu! Che risa infernale! Mi hai quasi cavato gli occhi dalle orbite. Sono felice di rivederti.
qua e saliamo. Cavaliere di Arkham, mai sentito? E io ad Arkham City in cielo. Vai, punterà. Noi atterriamo sempre sui tetti perché quei blindati, ragazzi, vi sciottano come se non ci fosse un domani, eh. Quindi anche prima me li sono trovati davanti. Centrale, qui Falcon 4. Abbiamo qualcosa. Un corpo appeso su un tetto a Bristol. Fatto. Ed è il motivo per cui sto facendo i video tutti a pezzi, proprio perché veniamo sciottati a ripetizione. Lui ha un'intelligenza superiore. Ecco qua, lo alfa invece. Dove ci ha detto di andare il... Ah, dovevo schivare. Si è passato Joker di qua. Allora, abbiamo un upgrade, lo facciamo, se no ce l'abbiamo rifisso continuamente. Batmobile, le armi. Vediamo un upgrade in lotta. Questo. Ok, questo credo che mi danno inferto, dai. Va bene così. Apri porta. Ecco Selina. Ed ecco là. Non siamo sicuri di voler scendere. Ma noi facciamo il giro a lato, scusate, perché dobbiamo passare sulle trappole dell'enigmista. Batman, è meglio che sia tu e che abbia anche una scusa pronta. Non ti muovere. Stai bene? Benissimo. Quale ragazza non sogna di fare da esca per il suo prode cavaliere oscuro? Ce ne andiamo. Beh, tu forse, ma io no. Ah, entrambi i concorrenti sono qui, finalmente. Stasera, gente, avremo enigmi a bizzeffe. Ma prima devo presentare i miei splendidi assistenti. Ah, sono stufo di dipendere da quelle poche e pessime larve che riesco a scrostare dall'agghiacciante e desolato ventre molle di Gotham. Perché affidarsi agli altri quando puoi postulare, pianificare, progettare e produrre tutto da solo? Ok, ragazzi, possiamo usare Selina come personaggio. Io di qua. Coppia siete? Insieme avete a malapena l'intelligenza per sopravvivere. E torniamo ad usare Batman. Osservo per te qualcosa di più di una rissa. Sono sicuro che ti sei divertito, Batman. Ma stanotte non sarà sempre così. Vedi, Batman, questo infimo e infido felino inferocito ha un collare nuovo di zecca. Per ogni sfida che completi, riceverai una piccola chiave. Se tutte le chiavi raccogli, il collare le togli. Se provi a fregarmi tu, la gattina farà boom! Non stare l'impalato, Batman. Prendi quella tua spider a razzo e corri subito allo scalo ferroviario di Coldron. La mia prima prova ti attende. Quindi Selina. Tornerò presto. Tornerai in un batter d'occhio. Quelli come Eddie mi lasciavano in pace prima che giocassi con Batman. Non è da te farti catturare.
Era un agguato? Una soffiata? Una trappola? Mi ha invitata. Cosa? Parlava di un lavoro. Un lavoro? Del genere furto acrobatico. Sono piuttosto portata, ricordi? Sai, non tutti vagano sui tetti di notte per aiutare gli altri, caro il mio meditabondo Boy Scout. Ora, dov'è la mia chiave? Lavori spesso per l'enigmista? Solo quando tu non guardi. Selina. Se qualcuno mi chiede di rubare qualcosa, io lo rubo. Lo sai come funziona. O credevi di avermi portato sulla retta via? Senti, sono sicura che mettere in mostra la tua montagna di muscoli fa il suo effetto sulle ragazze più impressionabili, ma io preferisco le chiavi. Quindi adesso si apre la missione secondaria di trovare tutte le chiavi per aprire il collare esplosivo di Catwoman. Ecco qui, vedete, nuova biografia personaggio, Selina Kyle, da professionista, occhi verdi, capelli neri, statura 1,70, apparizione nel primo Batman addirittura. Quindi, ecco qua. Non farmi aspettare. Va bene. Sir, ho ripreso il controllo dei ponti. Ottimo lavoro, ti contatterò quando sarò in posizione sul Mercy Bridge. Batman, vecchio mio, questo sì che è un bel dilemma, non trovi? Salverai l'amica incompetente che si è fatta rapire, oppure l'amica incompetente che si è fatta rapire? Io andrei a vedere l'ultima sfida mortale di Eddie, sono sicuro che si è dato molto da fare. Vabbè, le otto sfide degli enigmisti. Vale la pena di salvare Barbara? Per metà l'ho già uccisa io. Ok, seleziona missione, vedete, adesso abbiamo missione dell'enigmista, quella del pipistrello oppure la missione del cavaliere di Arkham. Andiamo avanti con questa. Per seguire il veicolo del cavaliere di Arkham. La salvezza di Miss Gordon sta a cuore a tutti noi, sir. Buona fortuna. Quindi cercherò di fare un po' tutto, ma sappiate che le missioni, ragazzi, dell'enigmista sono di una difficoltà spaventosa. Quindi se ci sarà tempo e modo le farò in endgame per salvare Catwoman, ma sono veramente una difficoltà allucinante. Le feci all'epoca tantissimo tempo fa, ma sono veramente... Potevamo andarci anche con la Batmobile, ma avremmo dovuto combattere i blindati ogni 2x3. Quindi... Dati ovunque. Centrale, rispondete. Abbiamo rivoltosi a via Gani Island. Qui Falcon 5, chiudo. Ok, scendiamo. Dobbiamo scendere ancora prima. Abbiamo distrutto un pezzo di spazio. Un attimo, sir. Devo avvertirla che c'è una considerevole presenza di miliziani più avanti. Che problema? Sono riuscito ad accedere ai file ai quali Miss Gordon stava lavorando prima di essere rapita. Avrebbe trovato il punto debole dei droni, sir. Un colpo diretto con il cannone Vulcan contro i sensori dovrebbe distruggerli in un colpo solo. Sergente, stanno abbassando il Mercy Bridge. Arrivo.
Ok, adesso ci sparano anche i missili. Anche io ho delle sorprese, Batman. Spostamento drone in posizione laterale. Perfetto. Cavalieri, mi ricevi? Difese sfondate, si dirige a Miagani Island. Non ora, sergenti. Stabilite dei posti di blocco. Prendete l'isola. Allora, vediamo. Di base abbiamo già il... Ok, continuiamo a usare lo scanner forense. Perfetto. Perfetto, ci siamo ripresi in qualche modo. Lo vedo, è sul Mercy Bridge. Che è? Champagne, è una festa qua. Qualcun altro vuole sparare a Batman? Batman ha liquidato un drone. Fateglielo pagare. Attaccato. Dobbiamo stare molto attenti ai nostri tempi di recupero, eh. Vedete che schiaccio tantissimo, però... Sulla Ace si sta addensando un gran brutto nuvolo. Rattler perso! Molto spesso non mi partono gli attacchi, eh. Sono arrivato qui, Batman! Drone abbattuto! Ok, ora non possiamo fare upgrade adesso perché siamo nei... per mezzo di un conflitto. Settore nord, via Gani Island. È pieno di nemici, veramente, pieno imballato. Appena abbiamo un attimo di tempo facciamo la crema. La prossima volta non mi batterai. Poco spazio di manovra. Drone. Batman ha liquidato un drone. Dietro. Perfetto. Con tutto questo dobbiamo tornare su perché lo scanner forense funziona solo dal punto in cui abbiamo cominciato a usarlo o che abbiamo smancato. Perfetto, abbiamo tempo di fare il nostro upgrade. Dovrebbe andare in pausa proprio il gioco, quindi la nostra Batmobile, qui ne servono 4, qui addirittura 8 per potenziare. Vediamo la tuta di Batman. Allora, questa, quando lo usiamo, facciamo multi-capote errore. Questo potrebbe essere contro gli attacchi in mischia e... l'abbiamo già fatto. Quello contro i proiettili, vai. Persa l'Elliot Memorial. Dovrei connettermi a breve, sir. Si aspetti un po' di resistenza, sir. Ok, c'è una bomba, l'abbiamo fatta in diretta, ragazzi. Dammi il massimo. Mamma, ho
via. Colpo diretto, ma doveva spararci il missile, ragazzi, cercate di capire. Non possiamo uscire dall'aria. Insomma, ne stanno arrivando un bel po', eh. Ci siamo presi i missili, ma... Mannaggia, mancato. Carica della bomba è esposta. Col verricello elettrico potrei causare un'esplosione controllata. Ok, andato. Congratulazioni, sir. Bomba distrutta. In ogni battaglia mi mostri qualcosa di più. Quando ci incontreremo non ti resterà niente. Un altro upgrade della Wayntech, ma non so quale fare. Mi servono almeno 2 punti, ragazzi. Quindi si passa di qua. Le tue preve abituali sono criminali e selvaggia, ma il mio esercito è ben diverso. Il veicolo del cavaliere è uscito di strada poco più avanti. Ok. L'auto è vuota. Il cavaliere di Arkham deve aver portato Oracle altrove. Avrà lasciato qualche traccia. Devo esaminare il veicolo più da vicino. Ok, scanner delle porte. Ha sbandato in una strada vuota. Perché? A quanto pare il conducente non indossava la cintura. Devo trovare il corpo. È stato sparato fuori, molto più in là. Qui c'è qualcos'altro. No, direi di no. Qua. Ecco qui. Tracce di spray al pepe sul lato destro del viso del conducente. Oracle probabilmente era sul sedile del passeggero e ha provocato l'incidente. Furba, devo controllare la zona in cui era seduta. Sedile del passeggero, quindi qua. La porta è stata divalta nello schianto. Se riuscissi a ritrovarla, potrei ricostruire esattamente l'accaduto. Mm.
portiera è stata divelta nello schianto. Dobbiamo capire Sono sempre molto complicate queste cose da fare. Molto spesso trovo la portiera del passeggero, che è questa. Dobbiamo vedere nel momento in cui è stata divelta l'auto. Guardate dove è finita. Di là. Divelta di netto e cardini. La portiera si è aperta prima del partito. Oracle è uscita. Devo esaminare la ricostruzione, localizzare dov'è atterrata. Lui è uscito di lì. Lei si è lanciata fuori prima. Eccola, Barbara. Oracle ha abbandonato il veicolo prima dell'impatto. Oracle si è fermata qui. Qualcuno le ha sparato. Devo esaminare il punto d'impatto per trovare prove balistiche. Ok. Cavaliere di Arkham. Ecco perché si è aperta. Il calibro dell'arma corrisponde a quella del cavaliere di Arkham. La traiettoria e la velocità d'impatto indicano che chi ha sparato è alto quanto lui. A questa distanza non poteva mancarlo. Un colpo d'avvertimento. Tornano i conti. Oracle sapeva di non poter fuggire. Perché ha causato l'incidente? Deve aver lasciato un indizio. Ok, ha lanciato qualcosa lì. Signor Wayne. Lucius, Oracle mi ha lasciato questo scrambler sul luogo dello schianto. Decifra i dati così da localizzare il cavaliere di Arkham. La signorina Gordon era più adatta a queste cose. Vedrò cosa posso fare, ma credo che mi ci vorrà un po'. Ok, alla Wayne Tower quando sei pronto. Alfred, aggiornami sui ricercati di Gotham. Un istante, sir. Sì, questi sono due nuovi arrivi. È stata individuata una figura incappucciata su un tetto di Grand Avenue. Sembra che sia accanto a un simbolo di Batman in fiamme, sir. Sarebbe opportuno stabilire se si tratti di un soggetto amico o nemico.
Ho anche segnalazioni di un incendio alla stazione dei pompieri di Bristol. Pare che sia doloso, sir. L'elettricità è stata tagliata, disattivando il sistema antincendio. Forse dovrebbe indagare. Erede del cappuccio, vedete, nuova missione. Ecco qua. Ecco qua, questa qua. E poi quella dell'incendio, ecco qua. Ragazzi, ci abbiamo tantissima carne sul fuoco per i prossimi episodi di Batman, che non faremo ovviamente oggi, li facciamo ve li faccio in futuro, quindi torneremo su Batman tra qualche altro video. Detto ciò, ragazzi, se questo video un po' di... ho fatto, come sempre, faccio un po' di fatica in questo gioco, dove ho fatto un po' di fatica, se questo video di Batman che sta portando avanti la storia di questa notte folle di Gotham vi è piaciuto, vi chiedo come sempre di lasciare un pollice su, un like per supportare il video, oppure vi chiedo di iscrivervi al canale se volete sapere quando e come metterò online un nuovo episodio di Batman Arkham Knight. Noi ci vediamo come sempre al prossimo video e grazie a tutti di aver visto questo di video. Se la salverai, vero? È uno che serba rancore. Lo so bene. Alfred, ho riattivato i comandi del ponte. Magnifico! Sto riavviando Aurora alla rete. Lascia perdere.